Fu il geniale inventore Nikola Tesla a provocare l'enorme devastazione di Tunguska del 1908? Anzitutto cerchiamo brevemente di capire chi è Nikola Tesla e che cosa è accaduto a Tunguska nel 1908. Nikola Tesla fu l'inventore della corrente alternata, costruttore della prima centrale idroelettrica al mondo, inventò la radio, Marconi infatti si servì dei suoi progetti per costruirla. Scoprì l'illuminazione a fluorescenza, ecco, e così potrei continuare per tante scoperte che utilizziamo ancora oggi quotidianamente. Insomma, una vita, quella di questo scienziato, segnata da incredibili scoperte scientifiche che oggi lo paragonano al genio di Leonardo da Vinci. Dopo aver studiato e lavorato per qualche anno in Europa, Tesla si trasferisce in America e collabora con Thomas Edison. Un anno poi, nel 1899, costruisce il suo laboratorio e un anno dopo inizia la costruzione della torre trasmittente a Long Island. L'immagine la vedete nel video. Sovvenzionato dal magnate Morgan, che tuttavia abbandonerà presto Tesla dal momento che si accorge, verrà a scoprire il vero intento dello scienziato, cioè produrre energia elettrica in tutto il pianeta a costo zero. Questo progetto naturalmente comprendeva la costruzione di altre torri simili a quella di Long Island. La domanda che si pongono gli studiosi e che accomunano queste sperimentazioni che faceva Tesla con l'evento di Tunguska è questa: cosa sarebbe accaduto se tutta l'energia rilasciata dalla torre Wundercliff, questo è il suo nome, fosse stata incanalata in un unico punto? Secondo calcoli che sono stati fatti, con questo sistema Tesla era in grado di inviare tranquillamente un'energia pari a 10 megatoni in un'unica zona del pianeta. La storia ci insegna, però, dicono alcuni ricercatori, che questa sperimentazione non fu mai fatta da Tesla. Dopo il tracollo finanziario, il brillante scienziato è costretto a licenziare i suoi collaboratori. Inizia per lui un periodo di oblio segnato anche da una forte depressione. Tesla, tuttavia, continua il suo lavoro, da solo e senza soldi. La torre di Long Island è comunque in grado di funzionare senza personale. In questo frangente, dall'altra parte del pianeta, avviene un'esplosione di immane potenza. Siamo nella Siberia centrale. La mattina del 30 giugno 1908, alle 7:15, un meteorite roccioso di 60 metri di diametro penetra l'atmosfera ed esplode sopra la Siberia orientale a circa 6-8 km d'altezza. L'energia rilasciata da questa esplosione è spaventosa. Pensate che l'onda d'urto deve fare 2 volte il giro della Terra prima di fermarsi. L'energia rilasciata è pari a 1000 bombe atomiche, come quelle esplose ad Hiroshima. Quello che succede al suolo, potete bene immaginarlo, oltre 2000 chilometri di taiga siberiana viene quasi istantaneamente abbattuta, molti alberi vengono bruciati. Sono circa 80 milioni gli alberi coinvolti in questa enorme esplosione. Allora, questo fatto, questo avvenimento, come vi dicevo prima, è stato così accomunato da qualche ricercatore agli esperimenti compiuti a Long Island da Nikola Tesla. In verità, questi ricercatori si sono serviti anche di qualche dichiarazione che lo stesso scienziato ha rilasciato. Adesso ve le vado a leggere per capirmi meglio. Già oggi si possono costruire, dice Tesla, impianti energetici senza cavi, sotto il cui effetto qualsiasi parte del globo può essere mutata in una zona disadatta alla vita. Ecco, e qui veramente il richiamo con l'evento di Tunguska è molto forte. Ancora, è perfettamente praticabile trasmettere energia senza fili e produrre effetti distruttivi a distanza. Ho già costruito un trasmettitore senza fili che rende questo possibile e ne ho descritto i dettagli in alcune mie ricerche, in alcune mie recenti pubblicazioni tecniche e in uno dei miei più recenti brevetti. Il mio apparato proietta particelle che possono essere relativamente grandi o di dimensioni microscopiche. Questo sistema permette di concentrare in un'area molto piccola queste particelle e di inviarle a distanze enormi.
con energie trilioni di volte più potenti di quelli ottenute con qualunque apparato tuttora esistente. In tal modo migliaia di cavalli vapore possono essere trasmessi sotto forma di un fascio più sottile di un capello a cui nulla può resistere. Questo discorso è stato estrapolato dal libro di Massimo Teodorani, Lampo di Genio, a pagina 52. Ma ancora troviamo un intervento di Nikola Tesla fatto sul New York Times l'8 dicembre del 1915 che dice: la trasmissione pratica dell'energia elettrica senza cavi e la produzione di effetti distruttivi a distanza è incondizionatamente possibile. Ho già costruito un trasmettitore senza fili che lo fa. La mia messa in pratica si è così tanto portata avanti che gli effetti di grandi forze distruttive possono essere trasmessi in qualsiasi punto del globo e stabiliti in anticipo con grande precisione. Ecco, queste sono delle dichiarazioni che indubbiamente sono molto forti e richiamano inevitabilmente l'evento di Tunguska. Poi i ricercatori dicono che lo scienziato ha, proprio nel periodo, negli anni precedenti 1908, richiesto al governo americano delle mappe dettagliate della Siberia centrale, dove appunto è avvenuto l'evento di Tunguska. Ecco, passiamo a questa cartina che ci fa vedere la possibile traiettoria di questo raggio della morte di Tesla, che poi non era nient'altro che una sfera, un globo di plasma ad altissima energia. La traiettoria che avrebbe avuto dal momento in cui fosse stato mandato verso Tunguska, ecco, avrebbe dovuto attraversare circa un continente, passare sopra al Polo Nord per poi abbattersi sopra la Tunguska. Ecco, cerchiamo di vedere le conclusioni che molti ricercatori hanno fatto studiando appunto il caso di Nikola Tesla. Come vi ho già annunciato prima, qualcuno dice che non ha mai fatto, la storia ci insegna che Tesla non ha mai fatto esperimenti di questo tipo a Long Island. E poi abbiamo anche delle motivazioni. Ecco, la motivazione principale è che per fare questo esperimento, per ottenere gli effetti della devastazione di Tunguska, la centrale idroelettrica a cui Tesla attingeva energia non era sufficiente per raggiungere i 30 megatoni finali che sarebbero occorsi. E poi anche un altro fatto è che il corpo celeste inevitabilmente doveva avere un'orbita curvilinea, secondo questi ricercatori, mentre e provenire da nord. Ecco, mentre le testimonianze oculari non ci raccontano questi fatti. Ecco, questi sono i principali motivi per cui la teoria di Tesla viene in un qualche modo scartata. Ecco, non si dice che Tesla non avesse le capacità tecniche per fare una cosa di questo tipo, si dice solamente che da Long Island, per fortuna, dico io, non è mai stato fatto un esperimento di questo tipo.